Goldoni Stefano, Miciulli Senigallia vince il campionato, il premio una per la panchina d'oro. Un'emozione particolare? Sì, sicuramente una grande soddisfazione e ho voluto anche venire a questo incontro insieme al nostro una parte del nostro staff come Matteo Fuligni e lo condivido insieme a lui, insieme a Luca Montanari, Luca Rossi e Roberto Moroni che sono stati quelli che mi hanno accompagnato in questa grande cavalcata che abbiamo fatto quest'anno, ma grandissima, grandissima soddisfazione. Grande sorpresa del Miciulli a Senigallia, praticamente ormai siete diventata una squadra, voglio dire, da tenere in considerazione perché la squadra più grande sta perdendo colpi. In questo momento noi stiamo sfruttando, tra virgolette, il fatto che la Vigor Senigallia è nel momento più basso della sua storia. Chiaramente per noi è tutta una novità, da un punto di vista non ci si aspettava neanche questo tipo di risultato in così poco tempo. Adesso c'è la possibilità di fondere le forze con la Vigorina, un settore giovanile che è presente da tantissimi anni a Senigallia, che è sicuramente un fiore all'occhiello nelle Marche. Vedremo quello che si può fare, però certamente la cosa più importante che vogliamo sempre dire è che noi non siamo mai una realtà, non vorremmo mai essere una realtà che dà fastidio alla Vigor Senigallia, perché la Vigor Senigallia ha 95 anni di storia.